Un'attività che apre in tempo di crisi, un'agenzia di viaggio InfoPoint autorizzato dalla regione Abruzzo come Yacht. Così l'Aquila si prepara a riaccogliere i turisti. Si chiama Welcome Macu ed aperto i battenti ufficialmente oggi nel centro storico dell'Aquila. Un turismo che si appresta a ripartire dopo uno stop forzato. Al timone ci sono 5 giovani aquilani, tutti accompagnatori turistici che nel settembre 2020 hanno costituito una cooperativa sociale. Andrea Spacca, che è presidente, vicepresidente Maria Di Marco, Mariangela Speranza, Monia Buontempo, Evan Iannoni. All'interno dell'ufficio turistico lavoreranno accompagnatori, direttori, tecnici, esperti di management del turismo, comunicazione, marketing ed esperti di beni culturali. A benedire l'iniziativa anche l'assessore al turismo Fabrizio Aquilio del Comune dell'Aquila. Sarà anche la novità dell'estate dell'Aquila, la nostra proposta di giro turistico in città. A bordo di questo mezzo, una navetta Melex è completamente elettrica, questo è un mezzo NEV, Neighborhood Electric Vehicles, quindi appunto una proposta che sia ecocompatibile, ecosostenibile per quella che è l'impostazione del centro storico della città. Circoleremo con questo mezzo, andremo a proporre un giro turistico, ancora una volta, sia per il turista che non conosce la città, ma anche per il cittadino, la riscoperta dei suoi luoghi, della sua identità. Noi faremo dei giri e sosterremo attraverso i principali monumenti della città, e poi alla fine di questo nostro giro toccheremo la zona delle 99 cannelle, riuscendo a mettere anche un po' più in collegamento con il resto l'impostazione del centro storico, perché il centro storico dell'Aquila è davvero molto, molto grande, e riusciremo quindi a collegarlo, e lì proporremo al turista, insomma alla persona che verrà a fare l'esperienza del giro in città con noi, una degustazione dei prodotti tipici abruzzesi. A coloro che lavoreranno in agenzia andranno ad aggiungersi i ragazzi iscritti ai corsi di accompagnatore indetti presso la Politecnica Formazione dell'Aquila, che all'interno dell'InfoPoint potranno portare a termine stage e tirocini formativi. L'agenzia non si rivolgerà solo al turista, ma anche all'aquilano, e sarà pure una vetrina di articoli e prodotti di imprenditori artigiani del posto. L'agenzia ha attivato una collaborazione con Progetto Stiffe, tour operator, di cui venderanno i prodotti in esclusiva. Noi abbiamo intenzione di proporre una serie di pacchetti che siano sia per i turisti di prossimità e anche quelli non di prossimità, ma anche per i residenti, poiché il Covid chiaramente ha segnato molto quelle che sono le famiglie e quindi anche i bambini, per cui andremo a proporre una gamma di pacchetti e di soluzioni che saranno disponibili per tutti.